Vinci? Anto? Ma cosa è successo al nostro coniglietto? Perché la gabbia è ridotta in questo modo? La gabbia è aperta! Oh mio Dio! Ma cos'è qui? Una ferita! E il coniglietto sta tremando! Sta tutto il sangue qui! Oh mio Dio! Vinci? Qualche animale ha aggredito il nostro coniglietto! E guarda qui! Qui ci sono i passi dell'animale! 2, 3, 4, 5! Quindi significa che è scappato via! Un animale misterioso ha aggredito il nostro coniglietto! Ed anche pericoloso! Ma l'ha fatto mentre stavamo dormendo! Perché schiacciamo i pisolini nei parchi, Vinci? Dobbiamo vedere se la ferita del coniglietto è profonda. Ok, prendo il coniglietto. Secondo me sta soffrendo tantissimo. Che carino. Oh, oh mio Dio. Sta uscendo tutto il sangue, Vinci. Guarda. Oh mio Dio. L'ha proprio ferito gravemente. Dobbiamo scoprire quale animale misterioso ha aggredito il nostro coniglietto. E come prove abbiamo questo percorso. Ok, quindi significa che l'animale misterioso è andato di là. Che ne dici, Vinci? Andiamo a scoprire quale animale ha aggredito il nostro coniglietto? Ovviamente sì. Guarda, questo è il sangue del coniglietto. Poverino. Oh, chiudiamo la gabbia. Gli sto pulendo un po' il sangue. Poverino, Anto, è stata tutta colpa nostra. Eh sì, perché non dobbiamo mai addormentarci in una foresta. Ci sono tanti animali selvatici. Vinci, e se fosse un animale pericoloso? E appena lo troviamo ci dà un morso? Dove possiamo iniziare a cercare? Anto, guarda, qui ci sono altre tracce. Ecco. 2. Oh mio Dio, ecco un'altra traccia di quell'animale. Vinci, allora, e se si trovasse qui questo animale? Quest'albero mi fa un po' paura. Eh sì, secondo me si nascondono tanti animali dentro quest'albero e anche sui rami. E se fosse qualche scimmia aggressiva? Qual è il piano? Dobbiamo cercare quell'animale che ha aggredito il nostro coniglietto e dobbiamo catturarlo. Così non farà più del male a nessun animaletto. Oh mio Dio, ma questa è l'ultima traccia che abbiamo trovato di quell'animale. Quindi si nasconde nei bidoni della spazzatura. In quale precisamente? Non lo so, Vinci. Dobbiamo controllarli tutti. Senti anche tu questo verso, Vinci. Qui dentro? Avvicinati! Oh mio Dio. Ok, io per l'amore che provo per il nostro coniglietto alzo questa busta e vedo quale animale misterioso si nasconde in questo bidone. Fai attenzione. Ma perché non c'è nessun animale in questo bidone? Forse proveniva dagli altri. Hai ragione, controlliamoli tutti. Ok, come puzza, buh, e guarda qui, gli insetti stanno mangiando la mela. Vinci, senti anche tu questo verso? Ecco, viene da qui. Oh mio Dio. Shh. Ma no, qui c'è solo dello sporco, da quello dietro? Sì. Vinci? È scappato. Ho visto un animale scappare via, dall'altro lato. Quindi questo vuol dire che non era dentro i bidoni, ma dietro i bidoni. Eh sì, noi pensavamo che fosse dentro i bidoni, ma era dietro. Ok, diavoletti, qui ci sono le sue tracce. Una qui e una qui. Ed è un grande problema perché non sappiamo in quale dei tre bidoni l'animale misterioso si nasconde. Dobbiamo alzarli tutti e tre. Vinci, senti anche tu questo verso. Dentro questo bidone. Sì, alzalo, alzalo. Si nasconde in questo bidone, lo alzo. Fra 3, 2, 1. Ok, ora vedrete tutti l'animale misterioso. Perché non c'è nessun animale misterioso qui sotto? Questa cosa è troppo strana.
Allora si nasconde di qua. C'è il suo verso. È proprio questo il bidone giusto? Eh sì. Ti nascondi qui sotto, vero? Ok. 3, 2, 1. No. Che? Non c'è nessun animale misterioso qui sotto. Allora significa che si nasconde in quello più grande. Guarda, Vinci. Si muove anche. E senti questo verso. Vieni a sentire. È proprio un ruggito. Io adesso alzerò questo bidone. Aspetta però, prima di alzarlo, voglio prima controllare se c'è. Senti questo ruggito. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È proprio qui dentro. Ok. Fai attenzione, Anto. Vedo prima che animale c'è. Cos'è? Vinci! Allora, ha tutte le spine nel dorso, ha le zampe nere ed enormi! È come se fosse un mostro! È un animale molto pericoloso, secondo me! L'ho visto con i miei occhi! Fai attenzione! Alzo questo bidone fra 3, 2, 1. Vinci! È scappato via di nuovo! Diavoletti! È fuggito da questa parte! Lasciato le sue tracce, è fuggito di là. Dove sarà andato quell'animaletto pericoloso? Scopriamolo. Questa è l'ultima traccia che abbiamo trovato. Quindi significa che quell'animale pericoloso si nasconde in quest'albero. Oh mio Dio, Vinci! Oh, non ci posso credere! Neanche io. Chi entra in quest'albero? Nessuno, ci allontaniamo e basta. Lo senti il ruggito dentro l'albero? Oh mio Dio, diavoletti, lo sentite? Sempre più forte. Vinci, Vinci, Vinci. Ho un grande piano. Facciamo uscire questo animaletto gigante dall'albero. Come? Come? Con un'esca. In pratica, so che agli animaletti un po' grandi piace molto la carne e soprattutto la carne cruda. Tu aspettami qui, io vado a comprare un po' di carne cruda, la mettiamo vicino all'albero e sicuramente l'animaletto uscirà e lo vedremo tutti. Vedremo tutti che animale è. Vado a comprare la carne? Sbrigati. Sto ancora sentendo questo suono e ho molta ansia perché se uscisse mi desse un morso. È veramente un animale cattivo e non può essere in libertà. Deve essere catturato. Assolutamente. Secondo voi che animale è? Io non ne ho proprio idea. Sono molto in ansia, diavoletti. Poi prima Anto ha detto che sul dorso di quell'animale c'erano tante spine e se io ci penso non mi viene in mente nessun animale con tante spine abbastanza grande da ferire così profondamente un coniglietto. E a voi viene in mente qualcuno? Vinci, ecco, ho comprato il pezzo di carne. Adesso glielo mettiamo vicino là, così appena sente l'odore di sicuro uscirà. Che ansia. Lo vedremo, finalmente vedremo il suo volto, vedremo la faccia di quest'animale. Non vedo l'ora. Ok, sentite il ruggito? Shh. Ok, glielo metto qui. Senti il ruggito? Diventa sempre più forte. Che ansia. Oh mio Dio, lo senti? Si sta avvicinando? Tanto allontanarci. Vinci. L'animale è uscito e sta mangiando, lo senti? Lo volete vedere, diavoletti, questo animale? È spaventoso.